quello che voglio fare adesso è impostare uno shader tipo per il mio teschio. Non vi spiegherò come creare lo shader che utilizzerò, perché vi rimando ad altri video che ho creato dove spiego esattamente come creare questo shader che vado a utilizzare. Questo è uno shader basato sul trittico di luci rosso, verde e blu. Vi rimando al video dove vi spiego come funziona questo, lo diamo per assodato. L'unica cosa che vado a fare ora è creare, come detto, un trittico di luci. Quindi io vado ad aggiungere come light un'area light, questa io la chiamo key light, mettiamo qui, poi aggiungiamo un'altra che la chiamiamo la fill e un'altra che starà dietro, che chiamiamo rim. Ok, perfetto. Ora, per utilizzare lo shader che voglio, lo shader di cui appunto davvero questo è l'effetto cartoonistico stilizzato che voglio ottenere, che è quello che uso solitamente, le tre luci le utilizzo colorate sostanzialmente, perché posso andare a separarle. Quindi la key light sarà rossa con valore 0. Cominciamo anche a dare un valore di 100. Una cosa importante, non avete notato, sto usando Cycles, no, devo usare IV. Ok, perfetto. Poi quindi la chiamiamo R, per sapere che si tratta della luce rossa. La fill sarà la luce verde. Quindi andiamo a impostare in verde, punto 333. Anche questa per ora diamo 100 watt. E la rim light sarà la blu. E quindi punto 666. Ok, quindi qua abbiamo impostato il sistema di luci. Ora andiamo in shading, selezioniamo il nostro teschio, eliminiamo il pixel di SDF perché non intendo utilizzarlo. Quindi collego il mio shader ed ecco che in automatico il mio materiale va dal nero al bianco e posso colorare le tre luci. Quindi la luce rossa io la voglio, adesso la mettiamo bianca, la luce verde la voglio ad esempio diamo un colore caldo, e la luce blu lasciamola blu e vediamo un po' cosa sta succedendo. Vado a spegnerle una per una per capire un attimino. Ecco, devo andare in ovviamente in render preview, quindi vediamo la key light. Ecco qua quello che sta facendo la mia luce rossa. Ok, accendiamo la fill, vedo dell'arancio. Ok, e noto una cosa, un piccolo non errore, però una cosa da impostare sulle luci, che nelle ombre è una questione di calcolo, ma come detto è una scena molto semplice, quindi nelle ombre devo attivare il contact shadows, altrimenti ho degli effetti
poco gradevoli nel contatto delle ombre. E anche la rim. Ok. Ora accendo anche la rim light. Ecco qua. Eccola qua. Così. Per ora accontentiamoci di questa impostazione, perché volevo andare a vedere cosa succede adesso mettendo le texture che abbiamo creato. Magari la voglio un po' più grande. Ok, ora la prima cosa che voglio fare è mettere la normal map che ho creato, quindi colleghiamo al mio shader che ho creato la normal map, ci pensa un attimino ed ecco che i miei dettagli cominciano a venire fuori e quello che voglio adesso creare. Abbiamo magari se non lo lasciamo così, magari questa è troppo arancio, un po' fastidiosa. Ok, leggermente meglio, diamola un po' più frontale. Ok, mi piace di più. Ora quello che voglio fare è ragionare su una texture base, quindi se noi adesso isoliamo, qua sto utilizzando la DON Node Wrangler attivabile, anche questo incluso già in Blender, basterà cercare Node Wrangler, basta attivarlo e questo ci permette con Shift Control e clic sinistro del mouse su un nodo per avere la preview di quel nodo. Ed è molto molto utile e rapido. Quindi adesso vediamo, abbiamo i dettagli, abbiamo light 1 e light 2. Quindi ora utilizziamo questi dettagli qua per avere qualche effetto. Quindi io adesso voglio dare basare la mia texture molto semplicemente su noise texture, quindi spostiamo il color. Ok, vado con color ramp a dare una variazione e magari la voglio anche molto molto lieve, 2 può andare, in modo da avere un po' di movimento, non averla regolare. E aggiungo un mix RGB per colorarla. Avrei potuto colorare color ramp, ma preferisco sempre lavorare con un mix, molto più pratico a parer mio. Lo spostiamoci qua e voglio che vada, che so, da un marroncino un ocra. Ok, questo magari un po' più chiaro. Ok, direi che mi piace e voglio iniziare a mettere qualche dettaglio, quindi possiamo utilizzare la I2 probabilmente. Sì, per cominciare a sporcare un pochino il mio la mia texture. Quindi aggiungiamo un nuovo mix RGB, collego la I2 e la imposto in moltiplica, quindi andando a controllare un po' il fattore di mix sto cominciando ad aggiungere dettagli a
a questo noise. Ok, poi un'altra cosa che voglio sicuramente aggiungere invece è i dettagli che ho creato. Quindi passo questo mix in overlay, notare che le parti scure di questo dettaglio vadano a scurire e a bruciare la texture originale, le parti bianche vadano ad aggiungersi, praticamente a schiarire. Quindi aggiungiamo così, overlay, e andiamo un po' a controllare, cioè troppo scuro, quindi mettiamo un mix RGB, no, pardon, un color ramp, in modo tale da dare un po' più di bianco. Passiamo l'overlay. Non voglio esagerare con l'effetto perché questa è una texture base, poi lavorerà il mio shader. Voglio solamente dare un piccolo aiuto per la shader e la normal map. Ok, se adesso io vado a impostare su light texture, in questo momento la dark è nera, poi cambieremo anche questa. Ecco qua il mio teschio sta cominciando a prendere forma con un aspetto abbastanza cartoonistico. La normal forse è eccessiva, abbassiamola un attimino. .05 mi piace, poi possiamo chiaramente giocare con le luci. Ok, poi qua adesso non voglio giocare molto su queste, posso cominciare ad aggiungere un outline che è già incluso nel mio shader. E se volessi aggiungere un ambient occlusion non succede niente, perché devo attivarlo dalle impostazioni di render. Quindi attivo ambient occlusion e ora posso aggiungere un ambient occlusion molto leggero, perché altrimenti perdiamo un po' questo effetto toon, se così vogliamo chiamarlo. Ok, aumentiamo un po' qua l'overlay, è un po' troppo bruciato qua dalle luci, perché mettiamola qui, forse proviamo a abbassarla, non va bene, è la fill che è troppo forte, infatti adesso proviamo a gestirla così. Quello che da fastidio sicuramente questo nero fortissimo. Come fare? Io voglio utilizzare la stessa texture. Io questo adesso me lo porto da un lato, lo raggruppo con CTRL J, posso rinominare texture. Questa è sostanzialmente la mia texture del mio shader. Quindi mi basterà aggiungere una RGB curve per controllare le parti scure. Quindi se questo è il risultato delle parti in luce, scurendo con le curve vado a ottenere le parti in ombra che non voglio che siano nere. Quindi io scurisco un po' e voglio magari che prenda il sopravvento un po' di blu, abbassiamo il rosso perché è troppo. Ok, queste sarebbero le parti in ombra, quindi mi basta a sto punto collegare su dark, aspettiamo che ci pensi. Ecco qua che ora non abbiamo più questo nero così forte.
Qua abbiamo delle riflessioni troppo forti, voglio spegnere, ok, la specular, poi andiamo a rimpostare. Abbiamo infatti noto che le parti in luce sono troppo scure, non mi piacciono, quindi vado a abbassare un attimino l'overlay. Ok, mentre le parti in ombra le andiamo a rafforzare un pochino. Qua abbiamo anche l'ambient occlusion che sta infatti sta scurendo un po' troppo, eccolo qua. Ok, voglio aggiungere un po' di luce alla texture, quindi aggiungiamo un nuovo mix RGB, Shift D, e voglio utilizzare sempre i dettagli, e quindi stavolta anziché utilizzare l'overlay utilizzerò Add, in modo tale che solo il bianco venga considerato. Portiamolo qua, eccolo qua. Quindi io qua sto aggiungendo unicamente l'apporto del bianco, della texture, dei dettagli. Quindi andiamo a controllarlo a zero, non c'è apporto, aumentando, eccola che appare. Ora torniamo al nostro shader, non sta funzionando perché devo chiaramente non voglio che influisca sulle ombre, quindi mantengo l'overlay che va sull'RGB nel curve per le parti in ombra, mentre da questo add io collego le parti in luce, così che ecco qua, solamente dove illuminato abbiamo questi bianchi aggiuntivi. Ok, è quello che voglio adesso controllare un attimino, è il controllo della specular. Glossiness chiaramente è a zero perché altrimenti diventa un materiale metallico, manteniamolo a zero, anche se volendo, essendo un teschio, potremmo dargliene un minimo, ma preferisco tenerlo così. Quindi aumentiamo un po' la specular e la sua intensità. Quindi gioco su questi due parametri per avere un po' di luce. Qua abbiamo specular e bianco. Posso utilizzare sempre la stessa texture. Utilizzo di nuovo un RGB curve. Però stavolta faccio il processo inverso. Quindi se prima io ho scurito, stavolta mi serve per le parti in luce, vado a schiarirlo. Facciamo così. Impostiamo qua. Ed ecco che ora vado a controllare quanto questo me ne lascerà uno, andiamo a aumentare, mettiamo un pochino, sta succedendo qualcosa, ah, ecco che siamo andati oltre, ok, tiriamolo molto molto leggero. Quindi adesso controllando l'intensità vado a vedere quanto aggiungere di questo bianco, aggiungo la texture ed ecco qua, controllando che il valore, premo Shift, tengo Shift per avere un controllo più semplice, vado a gestire quanta luce voglio che
influisca sullo shader. Per ora diciamo può andare bene. Bene, diciamo che lo shader comincia a piacermi. Nulla mi vieta ovviamente in qualsiasi momento di riaccendere magari con suddivisioni inferiori il mio multi resolution. Se io vado a aumentare, chiaramente qua va a lavorare con lo shader più la mesh di quanto lo shader, chiaramente, quindi posso anche farne a meno. Quello che voglio controllare adesso è un attimino le luci, che oggettivamente non mi piacciono. Diciamo che l'ultima cosa che manca qua è un outline. Torniamo in shading. Il teschio oggettivamente è troppo giallo. Voglio andare a spegnere un po' questi colori troppo gialli. Mi piace sicuramente di più. Ora aggiungiamo un outline molto semplice. Potete vedere come lo realizzo negli altri video che ho fatto, però possiamo farlo molto velocemente. Aggiungiamo uno slot al teschio, facciamo un nuovo materiale che chiamiamo outline basato su un emission, quindi elimino il principled, aggiungo shader emission di tipo, cioè il colore assolutamente nero, e nelle proprietà del materiale devo impostare il backface culling e shadow mode non, in modo che non, il bordo non faccia ombra, perché altrimenti l'ombra in una scena magari complessa diventerebbe più grande di quello che dovrebbe essere. A questo punto ci basterà aggiungere un solidify. Potrei tranquillamente eliminare il multi resolution volendo, però lo tengo per può sempre essere utile, però oggettivamente in questo momento non mi serve, però lo teniamo. Quindi aggiungo un solidify che chiama, posso modificare il nome, outline offset 1. Vediamo che il mio teschio si gonfia, sotto normals flip e vado in material offset, vado a dirgli slot 1 e il secondo sarebbe lo slot 2, ma nel material offset lo 0 equivale allo slot 1, il 1 equivale allo slot 2, a seguire 2 3, così via. Chiaramente se io, non avendo uno slot 3, se io qua metto 2 non cambia nulla, perché va a pescare più vicino che lo slot 2, non cambia assolutamente nulla. Qua abbiamo che è troppo spesso, andiamo a ridurre un po', andiamo a giocare un pochino con le opzioni, questo pulisce un pochino. Possiamo controllare un po' le parti, ad esempio qua, come si va a comportare. Diciamo che può andare bene, magari possiamo anche osare un po' di più. Ora si tratta chiaramente di gusti personali, mantenendo il materiale così in bassa risoluzione abbiamo che le outline sono quasi sporche, e può essere una scelta. Se io volessi invece attivare il multi resolution ad esempio a 1, abbiamo che tutto si va a pulire, è una scelta assolutamente non vincolante, si pulisce e abbiamo il teschio molto più pulito. Vediamo con o senza il multires, senza e con
personalmente mi piace di più senza, perché rimane più sporco, diciamo così. Essendo un teschio stilizzato, ci sta. Possiamo, a questo punto, nulla ci vieta di aggiungere dettagli a mano. È una cosa che faccio molto spesso, andando in shading, ritorniamo allo slot 1, e ci basta semplicemente aggiungere una texture. Quindi, come abbiamo fatto tante volte ormai in questo video, image texture, lo mettiamo qua, e vado a creare una nuova texture, chiamiamo painted details. E stavolta l'unica differenza rispetto alle altre volte è, andando a controllare il colore, l'alfa lo portiamo a 0, in modo tale che di default questa texture sia trasparente. Quindi adesso vado a aggiungere in maniera netta al mio shader, quindi mix RGB, lo vado a mettere sia perché abbiamo fatto delle differenze tra luce e ombra, quindi vado ad aggiungere sia all'una che all'altra. Quindi qua aggiungiamo un reroot, mix e mix, e colleghiamo questa nuova texture. Qua poi lasciamo libero questo e vediamo che FAC chiaramente interviene. Io voglio che l'alfa vada a controllare il FAC di questi due mix node. Chiaramente, essendo un materiale con alfa 0, in questo momento non essendoci nulla, è come se non stessimo aggiungendo niente al nostro teschio. Lo tengo selezionato, vado in texture paint, ecco che cominciamo a vedere qualche cosa, ossia vediamo la nostra texture selezionata, painted details, e qua abbiamo il nostro teschio che adesso vediamo viola, in quanto la texture non ha nessun riferimento, non trova una texture su cui dipingere. Innanzitutto facciamo una cosa importante, salviamo la nostra texture prima di perderla. Diamogli un fake user e da qua image save as, e vado a salvare la texture. Quindi quello che voglio fare è andare in render mode. Non è chiaramente qualcosa di un po' pesante, perché chiaramente andiamo a dipingere in renderizzato. Ci sono delle scorciatoie per farlo in con molto più leggerezza, ma dovremmo fare in pratica fare il bake di quello che vediamo per non aver problemi. Adesso siamo in una situazione abbastanza leggera, quindi noi stiamo dipingendo su, vediamo qua nelle impostazioni del texture paint, vediamo come stiamo dipingendo su painted details. Quindi qua controlliamo il nostro pennello, utilizziamo il pennello standard, e adesso io voglio dargli solamente dei tocchi di bianco, molto semplicemente, senza andare a fare qualcosa di complesso, che nulla ci vieta di fare chiaramente, però io voglio semplicemente andare a, con molta molta leggerezza, vado a abbassare lo strength e vado a dare dei punti per rafforzare ulteriormente gli effetti del mio teschio, magari qua nei denti. Non ci vede chiaramente di dipingere in maniera
importante il teschio, assolutamente. Però io voglio in questo momento solamente dare un aiuto, diciamo, allo shader. Qua voglio andare un po' a scurirgli certe parti, magari aumento lo strength. Ad esempio, nulla ci vieta adesso, per giocare un po', di mettergli, che ne so, una macchia di sangue nel canino, perché no? Un'altra cosa che possiamo aggiungere, e potrebbe non essere malvagia, sarebbe praticamente aumentare ulteriormente i dettagli in modo sempre più cartunistico. Quindi se io adesso prendessi il color ramp che gestisce i dettagli che abbiamo aggiunto, che abbiamo creato con il bake, non quelli dipinti, attenzione, e facessi shift ctrl d sempre con l'utilizzo del node wrangler, mi sposto questo colore, quindi mantiene il collegamento a questa texture. Quindi io adesso vado a isolarmi questo color ramp, e anziché linear lo imposto in constant, quindi io sposto il bianco fino a lasciare solamente quelli che sono i tratti neri più evidenti, cioè praticamente lo porto a zero. In questo modo ecco che vengono fuori in automatico tutti neri, quasi con un effetto fotocopia anni 80, per intenderci. E se ora io questo, ritornando al nostro shader completo, andassi a mettere subito dopo l'overlay che avevamo creato precedentemente, quindi facciamo un po' di spazio perché comincia a esserci un po' di disordine, eccessivo disordine. Quindi facciamo un po' di campo, 1 e 2, li spostiamo, questi li spostiamo, così come questo. Ora io voglio che subito dopo questo overlay ci sia un nuovo multiply. Io ora collego qua, abbiamo il multiply, lo collego quindi color 2 al multiply. Ora, controllando il fattore, vado ad aggiungere questo effetto, questi tratti aggiuntivi. Potrebbero essere troppo forti, magari possiamo controllarli. Non possiamo controllarli ulteriormente con questo color ramp, perché chiaramente posso solamente aumentare i neri. Qua portiamo appunto 001. Quello che possiamo fare è solo controllarlo con il fattore del multiply, e a seconda di quello che vogliamo ottenere, un effetto di questo tipo non guasta assolutamente, direi che ci può stare. Quindi senza e con, possiamo provare a fare lo stesso anche volendo con l'add del perché noi stiamo aggiungendo i dettagli bianchi con questo add. Quindi se io adesso aggiungessi un altro color ramp qua, ora isoliamolo per controllo,
e facessi la stessa identica cosa, quindi constant, però stavolta a me interessano solo i bianchi, quindi vado a farli apparire molto, molto, molto leggeri. Così, proviamo così. Se adesso andassi a controllare lo shader, ecco che i miei bianchi vengono fuori in maniera pesante. Qua, controllando il FAQ, vediamo come viene fuori. Quindi annulliamo questa modifica. Quindi così è con il color ramp, senza il color ramp. Sono due stili differenti, perché no? Potremmo anche utilizzarli entrambi. Nessuno ce lo vieta. Quindi noi adesso creiamo un reroute, quindi io devio sostanzialmente da questo nodo, da questo punto, e riporto praticamente le cose come stavano prima. Aggiungo un mix, basta copiare questo, quindi andiamo a fare questo più questo e andiamo a praticamente mixare. Questa volta mi basta mix e magari darlo molto molto. Allora, a 0 abbiamo la situazione precedente, a 1 la nuova. Proviamo con 0,5. Quindi colleghiamo questo mix al color 2. Torniamo allo shader. Ci pensa un attimino ed ecco qua il nostro effetto. Quindi controllando questo mix possiamo decidere quanto aggiungere di bianco. E io onestamente, per stile, per gusto personale, un po' lo lascerei. Aumentiamo l'effetto stilizzato a parer mio. Bene, direi che ci può stare. Io poi ho aggiunto una camera e un plane con un effetto del mio toon shader ed ecco qua, diciamo, una scena finita con l'effetto assolutamente quanto più cartonistico, non dico quanto più cartonistico possibile, ma molto cartonistico. Bene, spero vi sia piaciuto, possa essere utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!